tornata con un nuovo video. Indovinate? Video haul. Anche questo weekend è successo e questa cosa dovrà smettere. Ma siamo stati in un centro commerciale davvero ben fornito perché è di Roma, il centro commerciale Da Vinci. Tra l'altro era una giornata bellissima, quindi all'aperto questo centro commerciale si sta benissimo. E lì c'è il C&M, Kiabi, C&A, e Casa, Maison du Monde, Casa Nova, quindi tutti questi negozietti che a me piacciono tantissimo. Questa volta non sarà un haul make-upposo, c'è solamente una cosina, un paio di cosine, ma ci sono più che altro cosine di vestiti e di casa. Inizio subito e non so nemmeno da dove iniziare. E lascio il pezzo forte per ultimo, perché era una cosa che cercavo da tanto. Scusate, oggi il mio aspetto è veramente minimal, ma solamente blush, mascara e rossetto. Allora, iniziamo dagli acquisti che ho fatto sabato. Allora, sabato sono stata da un parrucchiere che è qui nelle mie vicinanze, che è rivenditore Nashi Argan. Non so se conoscete questo brand, io ammetto di averlo conosciuto al Cosmoprof, dove mi avevano omaggiato di una mini size che vi farò vedere poi nei prodotti finiti e di olio per capelli. Vi premetto che questa mini size da 5 ml mi è durata per circa 3 mesi. Mi è piaciuta tantissimo. Io con gli oli per capelli ho un po' un rapporto di amore e odio, perché da una parte mi rendono il capello più liscio, più morbido, più lucido, ma dall'altra parte tendono sempre anche ad ungermi un po' i capelli, per quanto poco ne metto. Invece questo assolutamente non aveva effetti negativi sui miei capelli, quindi mi ero informata su dove comprarlo, ci sono dei rivenditori appositi. Caso strano, ne avevo uno praticamente dietro casa e quindi ho ceduto. Il prezzo è caro, è caro. Questo olio sono quanti ml? 30 ml. Cioè, vi faccio vedere la boccettina quanto è piccola. Cioè, sul confronto della mia mano è una boccettina minuscola. E l'ho pagata 12 euro. Cioè, vi dico che quando la tipa mi ha detto 12 euro, io mi ha pianto un attimo il cuore. Però obiettivamente so anche che se una da 5 ml mi è durata 3 5 ml, da 5 ml mi è durato 3 mesi, questo da 30, insomma, penso di farci un bel po', anche perché ne basta davvero pochissimo prodotto. Quindi vedremo quanto dura, spero tanto, perché insomma 12 euro per 30 ml di prodotto secondo me è tantissimo. Però ho ceduto perché tra l'altro sta finendo e il prodotto che usiamo sempre sia io che mia madre prima della piega. E questo è assolutamente 10.000 volte migliore. Sempre sabato sono stata anche da Yves Rocher, un negozio che io non ho mai assolutamente calcolato perché non mi chiedete perché non mi ispira. Cioè, non mi ispirava, parliamo al passato. Ma poi, vedendo vari video, insomma, vedevo sempre dei prodotti che erano abbastanza validi e quindi un pensierino ce lo stavo facendo. Poi, diciamo, il colpo finale me l'ha dato l'ultimo video di Eleonora Manni. E comunque penso lo conosciate tutti, se non lo conoscete comunque vi lascio il link già nell'info box, dove faceva vedere appunto i vari omaggi, oltre diciamo era un video haul, e faceva vedere anche i vari omaggi che ogni mese gli dava Yves Rocher. Ah, mi sono detta, perché non devo ricevere degli omaggi solo perché a me non mi ispira il negozio? Andiamo in negozio. Tra l'altro stava un centro commerciale vicino a casa mia, sono andata lì perché non ho proprio la tessera ed volevo fare la tessera, ma mi sembrava brutto farla senza acquistare nulla, quindi ho preso tipo la cosa che veniva di meno e ho preso questo burro cacao ai frutti rossi che veniva 1,95 euro, carinissimo. Tra l'altro tipo in questi 2 giorni lo sto usando tantissimo perché ha un profumo e un sapore allucinante. No, è buonissimo, sa tipo di caramella ai frutti rossi alla fragola, è veramente buonissimo. Ho detto per 1,95 euro evito di fare la figura di entrare solo per la tessera, tipo da paziente per prendermi i regali.
E la ragazza è stata carinissima perché sono andata alla cassa e mi ha detto: vuoi fare la tessera? Io: ah, sì, grazie, è molto vaga. E vabbè, ho fatto la tessera e mi ha dato questa cartolina dove devo ritornare in negozio, cioè mi ha detto che posso ritornare in negozio per ideare questi due omaggi, che sono un'acqua micellare e un gel crema idratazione. In più ho il 40% su un prodotto a scelta. Io al momento gli volevo dire: scusa, ma perché non me li puoi dare adesso? Però mi sembrava brutto, insomma, ci tornerò. Inoltre mi ha dato questa bustina che si apre e diventa una busta della spesetta, insomma, con scritto Yves Rocher. Ok. E in più mi ha dato anche tre campioncini. Uno è un contorno occhi e poi due campioncini di fondotinta. Quindi boh, li proverò. Magari mi richiederò su questo marchio, visto che non l'ho mai calcolato. Ma sicuramente andrò intanto a ritirare i miei omaggi, perché insomma l'ho presa per questa. Poi passiamo alle cose più fighe. Mi manca una cosa. Iniziamo dai vestiti. Sono stata da C&A, che è questo negozio qui, che penso sia solo, oddio, sia solo al Da Vinci, perché a Roma non l'ho visto da nessun'altra parte. Ed è un negozio simile a H&M, forse ha cosine un po' più classiche di H&M, però ha cosine carine. Vi faccio vedere cosa ho preso. Se riesco, e mentre parlo, vi metterò a fianco il video di me che provo la maglia, se riesco. Così insomma ve la faccio anche vedere indossata. Ho preso una maglia semplicissima, però molto molto carina. È una maglia grigia, un grigio scura, con questi, non so come definirli, con questa trama, insomma, grigia e bianca. Ha le cerniere sulla spalla, questo dettaglio. Ed è assolutamente semplicissima e rimane lunga. Non so se da qua lo vedete, bella lunghetta, che così la posso mettere sui leggings. Ed ha le maniche lunghe. Vi dico, davvero semplicissima, ma molto molto carina. E questa qui viene 15 euro. Semplice e carina. Fatemi sapere se vi piace anche indossata. Mentre da Kiabi, che è questo negozio qui, che a Roma ce ne sono due o tre, però assolutamente quello al Da Vinci è quello più fornito, ho preso una maglia davvero molto molto carina. Si tratta, allora, aspettate che c'ha le maniche messe male. Allora, si tratta di questa magliettina viola e assolutamente semplicissima, con le maniche a tre quarti, anche questa lunga da leggings. Ma la sua particolarità è che è incorporata, cioè incorporata, la potete usare anche su altri vestiti, questa collana qui. Poi insomma, da indossata ve la faccio vedere meglio, perché appunto sul collo, ok, ha questi e gancettini, diciamo, dove va agganciata la collana e rimane proprio incorporata alla maglietta, e quindi è molto carina. È una collana di quelle che vanno adesso un po' vistose, bella sgrilluccichina, ma è molto molto carina. E questa maglietta viene 14,99, quindi 15 euro anche questa. Cioè davvero semplicissima, però secondo me con questa collana gli dà quel tocco in più. E sempre da Chiabi, era da Chiabi? Sì. E ho preso questo paio di orecchini. Ormai sapete io quanto adoro gli orecchini. Sono dei pendenti piuttosto piccoli, come vedete, e sono argento con delle pietruzze argento all'interno. Sono semplicissimi, ma molto molto carini. Vediamo se riesco a farvi vedere meglio. Ecco qui.
E questi qui l'ho pagati 3 euro perché erano in sconto. Poi passiamo a casa, che è un negozietto, si chiama proprio casa, molto simile a Maison du Monde su alcune cose, ma i prezzi sono molto molto più bassi. A Maison du Monde sono entrata, abbiamo fatto un bel giro, abbiamo preso il catalogo, ma i prezzi sono davvero altini, insomma, sono cose molto particolari e carine, ma non sono fra le più economiche, insomma. Mentre da casa ho preso, cioè avrei preso tutto io, ho preso questo porta dischetti di cotone. Magari lo levo dalla scatolina, così riesco a farvelo vedere meglio. Ok, che è questo qui, c'ha il tappino in alto, si mettono i dischettini di cotone e ha, non so se si riesce a vedere, qui davanti l'apertura dove appunto si possono prendere. È semplicissimo, ma lo trovavo carino e pratico da mettere in bagno appunto per i dischetti struccanti. E questo qui veniva 2,99 euro, quindi carino. E sempre da casa ho preso questi qui, che sono 30 candele, di quelle piccoline insomma, e c'è scritto che duravano, se non sbaglio, 8 ore, ma non c'è scritto da nessuna parte, ed erano in offerta. Ma ovviamente lo scontrino non c'è. E se non sbaglio venivano 30 candele 3,99 euro, una cosa del genere, insomma. E ora vedrete anche perché ho preso le candele dopo, ma insomma penso l'avrete ci sarete già arrivate da sola, da sola, da sole. E ora venivano i due pezzi forti. Allora, qui ho svuotato tutto. Sì. Uno è da H&M. Sono stata da H&M. E non ho comprato nulla di vestiti, ma ho preso due cose che volevo da tanto. Vi faccio vedere la prima. Aspettate che la apro così ve la faccio vedere meglio. E vi dico subito che di questo acquisto è responsabile Stefania di Steffi, del canale Steffi Arrighi, ve lo lascio sotto, perché mi ha fatto andare in fissa con questo trio di blush. Si chiama Make Me Blush. Ci sono due colorazioni. Non so dove si vede il numero. Boh, vabbè, io comunque ho preso quella che era più chiara, che se non sbaglio è anche la stessa di Steffi. Ed è carinissimo, lo sto aprendo adesso con voi perché non ho voluto aprire nulla prima di fare il video. È carino, carino, perché insomma ci sono queste tre gradazioni di rosa. Cioè, oddio, buon odore. Cioè, il rosa più chiaro. Questo fucsia. Infine che tra, secondo me è quello che mi piace, cioè no, secondo me è quello che mi piace di più perché lo vedo anche più autunnale, il terzo che è un color malva. E sono questi tre qui. Dal basso verso l'alto sono il rosa più chiaro, il fucsia e il color malva. Ho fatto davvero una passata veloce, quindi insomma, vedete quanto sono pigmentati. E visto che insomma il prezzo è di 3,99 euro, e secondo me 3 blush a 4 euro è un prezzo assolutamente ottimo. Poi diciamo forse i primi due, specialmente il secondo, si avvicina ad altri blush che ho, ma il terzo assolutamente non ce l'ho di questo colore, quindi era una buona scusa per prenderlo. Infine ho preso una cosa che volevo da tantissimo, ma non riuscivo a trovare. Ed è il nuovo blush di H&M. È questo blush simil to faced a forma di cuore e con il packaging in cartone. È davvero carinissimo. C'è solo un colore, c'è poi anche il bronzer, però non l'ho preso. Ed è questo qui. Cioè, lo vedete quanto è bello? Ha tre gradazioni di rosa, come vedete. E l'ho provato, questo qua appena sono uscita da H&M l'ho aperto perché ero troppo curiosa. E vi dico che a quanto a pigmentazione rispetto all'altro è molto meno pigmentato, ma anche perché è più chiaro. Ed è questo qui, che
che ho messo al lato. È molto sbrilluccichino, ma anzi, più che sbrilluccichino, è molto perlato. Ma è bellissimo, cioè secondo me è stupendo. Poi cioè, come potevo resistere a questo packaging? No, secondo me è bellissimo. E questo viene 4,99 euro, quindi viene un pochino di più. Però per questo blush ne valeva la pena. Infine, sono stata alla Coin, che però non è in quel centro commerciale. Perché ho mandato in fissa anche il mio ragazzo con le Yankee Candle. Allora, a casa ne avevamo una e la stiamo riaccendendo da un po' perché era, diciamo, un po' andata nel dimenticatoio. L'accendiamo, diciamo, la sera e la stanza rimane profumata tutta la notte. E ne abbiamo prese quattro perché volevamo provarne altre. Tra l'altro, fatemi sapere, a me sembra che quando le presi nel negozio di Roma 2, proprio il negozio Yankee Candle, le pagai di meno. O forse mi sbaglio, perché qui io le chiamo le tartine, e venivano 2,20 euro, però ieri alla Coin c'era lo sconto del 10%, quindi insomma qualcosina ci hanno levato. E ne abbiamo prese 4. Una è quella che adesso stiamo finendo perché ci piace tantissimo, ed è questa qui. Turquoise Sky e ha un odore, cioè è fantastica e è rilassante da morire e rimane tantissimo nella camera, non è fastidiosa nel senso di poi far venire mal di testa, mi piace tantissimo. E poi ci siamo stati un mezz'ora a sceglierle, abbiamo preso Midsummer Night, che è questa qui tutta quanta nera. Anche questa sembra che abbia un odore buonissimo e penso che questa l'apriremo stasera. Poi abbiamo preso Pink Sand, che è questa qui tutta rosa. E infine White Gardenia, che ha un profumo davvero molto molto delicato. Buonissimo. E quindi non vedo l'ora di provarle. Quindi insomma per quello servivano tutte quelle candeline. Perché ogni volta a comprare tipo la confezione da 4-5 dal cinese non conveniva, invece con questo super pacco abbiamo risparmiato. E niente ragazzi, questi erano tutti gli acquistini che ho fatto. Spero di non essermi scordata nulla, ma in teoria no. Spero che vi siano piaciuti, fatemi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta di più e mi raccomando nei commenti fatemi sapere qual è la vostra Yankee Candle preferita. Perché magari così l'andrò a sniffare e deciderò se prenderla. E grazie di avermi seguito, spero di non avervi annoiato e vi mando un bacio. Ciao!